Dopo la marcia lenta in auto, la marcia a piedi da Ragusa a Catania. Il Partito Democratico Siciliano si mobilita per tenere viva la necessità che si faccia chiarezza sull'iter per la realizzazione della nuova strada che dovrà collegare la città Iblea a quella etnea e che corrisponde ad un bisogno del territorio. Nel pomeriggio, nell'area di servizio all'altezza del bivio per Coffa, esponenti del partito si ritroveranno per avviare una lunga camminata che, dopo 24 ore, li porterà all'aeroporto. A guidare il gruppo il segretario regionale del partito Davide Faraone. La marcia lenta era comunque in macchina è molto più breve. Questa è, diciamo, abbastanza faticosa perché è fatta a piedi 90 km che vogliamo chiudere in massimo 24 ore ed è proprio un gesto clamoroso rispetto al clamore che abbiamo registrato quando hanno interrotto la realizzazione di un'opera che di fatto stava già prendendo l'avvio con il nostro governo, il governo del passato che aveva già avviato addirittura gli espropri. Ragusa è una delle poche province d'Italia, forse l'unica, a non avere un'autostrada che la collega con altre infrastrutture, con l'aeroporto di Catania e con tutto il resto. Ed è veramente un'angheria il fatto che la si continui a tenere in questa condizione di marginalità. È scandaloso che hanno detto blocchiamo quel progetto di finanza presentato al vecchio governo perché non si è capita bene la ragione, però ve ne facciamo uno noi in cui paga tutto lo Stato, quindi non c'è più il privato in quota parte, ma ci sarà tutto lo Stato. Lo hanno detto già parecchi mesi fa. Dopodiché ad ogni scadenza ci dicevano in questa seduta del CIPE verrà approvato il nuovo progetto e ogni volta è stato approvato un tubo e siamo fermi e continuano a rinviare. Quindi vuol dire che questi non hanno idea di quello che si deve fare. Io ricordo che sono gli stessi che hanno bloccato una serie di infrastrutture in tutta Italia, sono gli stessi che hanno bloccato 10 miliardi di euro investiti in Sicilia per le infrastrutture. Il governo Renzi e il governo Gentiloni, prima di andare via, hanno destinato 10 miliardi di euro per le infrastrutture in Sicilia. Questo governo, insieme al governo regionale, si sono mostrati incapaci di investirle queste risorse. Per cui è scandaloso quello che sta accadendo e proprio perché è scandaloso noi oggi facciamo questo gesto clamoroso per denunciare e soprattutto per dire sbrigatevi altrimenti andatevene a casa.